tutto detto, contro i FunPlus Phoenix tutto sommato hanno retto il colpo, contro gli SKT dovranno riuscire in ogni caso a non cementificarsi troppo nel loro playstyle da late game, che per quanto possa fare da padrone, perché indubbiamente arriveremo a quei 30-35 minuti, e non è tanto il minutaggio quanto più come arrivi a quei minuti che fa la differenza, perché a 30-35 abbiamo visto a volte 3 oggetti, a volte 4, a volte 2. Già, e tutto dipende da come ci sei arrivato a quei 35esimi minuti, e lo scopriremo presto, perché siamo in selezione campioni per la prima partita di oggi. Splice dal lato blu, SK Telecom dal lato rosso, e già non vedo un ban di Pantheon immediato, e questo un po' mi preoccupa. Gli Splice, piccolo fun fact, nella loro serie contro gli Unicorns of Love sono stati loro uno dei pochi, se non l'unico team del torneo, a bannare quel Pantheon proprio dal lato blu. Molta paura di quel campione, poca adattabilità su quel pick, e questa volta non optano per il rischio. Vediamo se gli SK Telecom vanno a vedere il bluff o bannano comunque Pantheon come ultima selezione. Eccolo che se ne va. In ogni caso, Qiyana, Xayah, due altissime priorità per il team degli Splice. Xayah ovviamente un grandissimo campione per Kobe. Qiyana un flessibile tra Xerx e Humanoid, ma molto importante per Xerx stesso. Kai'Sa sarà la selezione finale degli Splice, che è un po' l'altro AD carry più forte del torneo. E tutto sommato non è neanche così sbagliato, perché se vai a vedere anche la champion pool di Teddy, lui stesso ha preferito giocare molte volte o Xayah o per l'appunto Kai'Sa, e questo quindi va a far scendere, quindi sono più che d'accordo di andare subito a lockare il loro AD carry per far scendere così di priorità altre tipologie di tiratore. In ogni caso sarà Elise e Thresh, ottima la scelta anche da parte degli SK Telecom T1 di mantenere sempre quel AD carry, seppur hai già ovviamente un supporto molto aggressivo. Già, Elise per Klid, un altro di quei jungler molto aggressivi. Klid ci ha mostrato questo torneo di prediligere molto Lee Sin, uno dei pick che è andato quasi sempre a selezionare quando era disponibile, ma Elise va a riempire un po' lo stesso slot, semplicemente con fonti di danno magico, e un po' più concentrata sulla proattività da early game e un po' meno potenziale di playmaking nelle fasi finali di gioco. Xerx opta invece per questo Gragas, un altro jungler con cui puoi rispondere molto bene alle prime fasi di gioco, e anche questo forte fonte di danno magico. Adesso arriva Gangplank, ma subito mi sovviene una domanda, Moonboy, perché eccolo lì, Draven, aggressione per aggressione. Ma stavo anche per dire un'altra cosa, ovvero in questa serie io mi aspetto che ci sia comunque dell'attenzione su Kyle. Kyle ieri protagonista indiscusso di tutto. Assolutamente. E non Kyle che forse, non dico gli unici, ma quasi gli unici sono stati gli SKT a portarla in corsia inferiore addirittura. Già. Questa è una cosa molto importante, perché ti mantiene il flex pick su 3 corsie e non 2 come abbiamo visto ieri. Quindi per gli SK Telecom potrebbe sempre esserci la possibilità di draftare una Kyle per la corsia inferiore, lasciando così le 2 solo lane a cui magari accoppiare per l'appunto dei fortissimi solo laner, per darsi per appunto malforte su quella corsa inferiore. Ma in ogni caso si va avanti, Gangplank e Draven sono ovviamente due scaling ben diversi, una concentrazione di aggressione massima in corsa inferiore con Thresh Draven, Gangplank la solita assicurazione da late game. Assolutamente, e il punto di Kyle è molto interessante, perché sappiamo che gli SKT hanno un'altissima priorità su questo campione, quasi sempre nelle loro partite piccata o bannata da un lato o dall'altro. Gli Splice invece non abbiamo queste informazioni, non sappiamo se sono disposti a prendere, a lasciare magari Kyle. Abbiamo visto nella giornata di ieri che lasciare Kyle può essere uno dei più grandi errori da commettere contro questi fortissimi, grandissimi team. Quindi vedremo anche, c'è ancora un ultimo ban rimasto nell'intera partita in mano agli Splice, vedremo se sarà riservato proprio a quella Kyle o se il campione apparirà in questa serie. Eccola lì. Ma giustamente Kyle ottiene questa sua sorta di pantomima OP proprio quando si arriva a questi livelli competitivi, dove il 5v5 è garantito, dove puoi sfruttare al 110% la suprema di Kyle, che tirata su se stessa è un wow. E adesso Lucian è un Lucian mid, è un Lucian top come il buon Uni. Questo mi verrebbe da dire già un Lucian top, perché vediamo dall'altra parte già un top laner ed è Gangplank. E sappiamo, Lucian contro Gangplank ha un buon matchup con la sua passiva, il doppio colpo, può facilmente liberarsi dei barili, rendendo anche molto più difficile per Gangplank potersi imporre a livello aggressivo in fase di corsia. Vedremo però se questo basterà per mettere Visicaci fuori comfort, perché Gangplank per lui è un po' il pane e burro, è la base, è l'ABC. Esatto. E quindi molto interessante vedere Khan cercare questo matchup un po' ambizioso, perché questo Lucian top molte volte l'abbiamo visto,
molte volte ha fallito. Vedremo se sarà abbastanza per compensare questa mancanza. E questa è un'altra piccola particolarità che ci tira fuori Norskaren. Sarà Blitzcrank bloccato per gli Splice. Adesso rimane solo l'ultimo picker per gli SKT. Ci aspettiamo un solo laner, probabilmente proprio il pick di Faker. Ed è un Lissandra. D'altronde, se c'è LeBlanc da una parte, Faker non può non prendere la sua Lissandra. Quindi, tutto sommato, uno dei pick ovviamente con cui ci delizierà. Blitzcrank Trash al volo, indubbiamente per Blitzcrank è anche più semplice, abbiamo detto anche in varie occasioni, è un pochino più semplice e immediato il grab rispetto a Trash, che deve un attimo come animazione caricare il suo grab, mentre invece Blitzcrank prende parte e con la lunga gittata sarà ancora più facilitato. Già, oltretutto guardi la composizione degli SKT e chi è che non vorresti grabbare? Puoi grabbare Lissandra chiunque. Al massimo, Lissandra può in qualche modo salvarsi, può proteggersi e fare un po' di danni ad area, ma ci sono così tanti bersagli succosi. Draven, soprattutto in fase di corsia, dovrà stare molto attento a come si posiziona per raccogliere le sue asce, perché quell'indicatore sul terreno è così è un chiaro mirino di dove andrà Draven a muoversi, e per Norskaren questa può essere un facile ingresso per un grab, per un piccolo vantaggio iniziale. Ed è un'ottima risposta all'aggressione, perché effettivamente metti sotto scacco non solo Thresh, ma Draven, che è l'unico a conti fatti che deve portare il danno in quella corsia, permettendo così a Kai'Sa non solo di farmare, ma qualora Blitzcrank trovasse un grab, facile per lei. Attacco sostenuto, i primi tre colpi, altri due, arriva alle 5 di stack di plasma e i danni diventano ingenti contro lo stesso Draven. Quindi è una buona risposta, perché metti per l'appunto sia Teddy che Thresh in sotto scacco. Signori, ci siamo, gli stemmi di questi due imponenti team, la folla che li osanna. Signori, siamo su Runeterra, la landa degli evocatori. Questo è il seconda giornata di quarti di finale, SKT contro gli Splice. E da casa con i vostri hashtag potete farci un po' sapere per chi fate il tifo in questa serie. Hashtag SPYWIN, hashtag SKT Win, chi si porterà a casa il primo punto in questa best of five. E sì, lo sappiamo che per gli Splice è un'impresa titanica, ma guardi questo scontro, guardi questo matchup e molti pensieri naturali vanno un po' a Misfits contro SKT del 2017, oh, ancora una volta quel quarto di finale, quel matchup del team europeo che in qualche modo è riuscito a uscire dai gruppi. Non ti saresti aspettato la loro presenza e adesso devono affrontare i favoriti del torneo. Non è possibile che possano vincere, pure i Misfits l'hanno portati addirittura a 5 game, una serie combattutissima, che poi sì, alla fine gli SKT sono riusciti a vincere, ma è la dimostrazione, è stato il primo passo un po' per mostrare che anche questi team leggendari come gli SKT, anche questi team che sembrano imbattibili, inattaccabili, possono sanguinare se attaccati correttamente. Amico mio, even gods can bleed, even gods. Detto questo, ci riportiamo quindi qui, solita impostazione delle corsie, ovviamente un focus essenziale al di là di questa corsia inferiore, dove Norskaren, molto ambizioso in quella tana del barone, aveva già provato un grab, quindi punta audace in più per gli Splice. Ma tolto questo, sarà interessante vedere per l'appunto Visi Chachi e Khan come questi due player riusciranno a gestire i loro trade. Tra l'altro, in un piccolo excursus su quella invade, tra virgolette, un posizionamento molto interessante da parte degli Splice, perché Norskaren era l'unico in quella tana del Baron, e se avesse trovato un grab, se tu sei nel quel cespuglio del rosso e vieni grabbato nella tana del Baron, qual è la tua prima reazione? Flash oltre il muro, torni indietro, e dove erano tutti gli Splice? Proprio su quell'ingresso di giungla, pronti a muoversi verso il luogo dove avrebbe flashato per fuggire, in modo tale da passare dalla padella alla brace. Esatto, anche per evitare di dover flashare per inseguirlo, e quindi a conti fatti era una win-win. In ogni caso adesso lo vediamo, Effort cerca un grab molto ambizioso, purtroppo non lo trova, ma questo permette a Teddy di iniziare subito a macinare le prime asce, di iniziare a portarsi con un notevole vantaggio, questo perché ovviamente Kobe deve rispettare non solo l'attacco sostenuto dello stesso Draven, ma quelle asce che fin dai primi istanti fanno così tanti danni. Assolutamente sì, infatti Kobe e Norskaren li vediamo giocare in maniera molto più conservativa, molto più passiva, anche un po' spaventati dalla possibile presenza avversaria. Effort che sta mantenendo un po' controllo dei cespugli di quella corsia inferiore. Qua però già vediamo
Clyde Faker iniziare a muoversi verso la corsia superiore, ma visti, individuati da questo lume molto intelligente piazzato da Bisicciaci. Chiaramente con un Elise nel tuo team e i danni di una di un Lucian e un Alissandra, i primi minuti di gioco, Daivare è un campione come Gangplank, è molto semplice. Già Bisicciaci si ritorna in zona, però qui subito il flash da parte sua, arriva il grab a seguito dell'uppercut, Lucione sotto assedio, l'arrivo di Cersei purtroppo non permette il continuo aumentando in corsia superiore, una egregia gestione dell'agro della torre permette un facile dive, la prima uccisione, il primo sangue nelle mani di Khan. Azioni un po' coordinate da parte di entrambi i team su lati opposti di mappa, gli SKT riescono però ad avere la meglio, vanno ad attaccare in tre la corsia dove c'è soltanto un giocatore, il povero Bisicciaci senza modo di ottenere resistenze bonus, non c'è scossa d'assestamento, i danni anzi aumentati dell'attacco sostenuto di Khan lo rendono una preda molto molto facile. In corsia inferiore però nel frattempo abbiamo visto spendersi il flash sia di Teddy che di Effort e anche la guarigione di Teddy, quindi questa corsia adesso per gli Splice potrebbe essere un po' più semplice da affrontare. Ora li rivediamo per l'appunto corsia inferiore, si sono spese diverse summoner al lato SKT grazie comunque a quell'intervento che sì, non è risolto poi in un primo sangue, ma per l'appunto adesso danno un pochino più di respiro a Kobe, ovviamente lo stesso Teddy come Effort dovranno comunque dover pagare dazio di quel flash sprecato, o meglio forzato nell'utilizzo difensivo. Vedremo se Elise, Clyde stesso farà una capatina in corsia inferiore per cercare di ristabilire dell'equilibrio, perché per adesso a conti fatti facile per Noskren portarsi in avanti come fa adesso, arriva lo scatto, minaccia un grab, Teddy costretto a retrocedere e questo fa perdere di priorità, fa perdere minion. Già assolutamente lì l'abbiamo visto, basta un semplice overdrive, la velocità aumentata da parte di Noskren per correre in avanti e Effort arretra, lancia la lanterna, non sai cosa sta succedendo, potrebbe esserci un gank in arrivo, potrebbe esserci un all-in da un momento all'altro. La mia priorità è salvare il mio AD carry. E questo forza anche Effort a giocare in maniera difensiva, perché con Thresh, se vuoi giocare in maniera proattiva, cercare grab, cercare flay, devi stare in avanti, devi posizionarti aggressivamente. Ma se devi giocare per la tua lanterna, quindi in maniera più difensiva, più sicura, devi stare indietro. E questo toglie, allevia molto anche della pressione che Cobb e Norskern stavano provando in quelle prime fasi di corsia. In ogni caso, c'è da dire una cosa molto molto importante, ovvero il fatto che Humanoid con questa ale blanca ha sicuramente più possibilità di evitare delle incursioni, perché l'abbiamo detto, corsa inferiore Effort dovrà per forza di cose giocare in maniera un po' passiva, ma attenzione perché Khan si fa molto aggressivo su Bisicciaci, ottiene la runa dell'attacco sostenuto, un ottimo flash Cocoon per evitare il barriere di Xerxes e purtroppo per lui c'è poco da fare, Khan il pistolero ottiene la sua seconda uccisione, mi sa che questo Lucian è in vena di sangue. Sta aspettando l'arrivo della sua amata, ormai a breve arriverà. 2-0-0 adesso Khan con questo Lucian, un inizio decisamente importante. Questa è un po' il minimo di cui hai bisogno. Se prendi un Lucian in un matchup così aggressivo devi garantirti un vantaggio, devi giocare attorno a quel campione che è un tiratore, va a emergere un po' dal tradizionale ruolo di quella corsia superiore. Quindi per forza di cose, man mano che la partita avanza, sentirai una certa mancanza da quella posizione. In ogni caso Bisicciaci, attenzione nuovamente, play. Stavo per dire, in ogni caso bravo Bisicciaci, seppur con l'intervento di Cersei, a non aver utilizzato quel flash. Flash che è indispensabile qua. È indispensabile, sì, e altro cocoon trovato. Bisicciaci, per favore, è palese che sia ancora lì. Quando, il fatto è, quando vieni gankato e non utilizzi il tuo flash, stai facendo un investimento per il futuro. E l'investimento l'ha ripagato in questo secondo gank. Perché avesse flashato prima, non l'avrebbe avuto adesso. Poi qualcuno l'avrebbe colpito. Khan sarebbe arrivato con i danni e adesso Lucian sarebbe 3-0-0. Quindi è un investimento che non puoi permetterti chiaramente di trattenere per sempre. E quando va utilizzato e adesso è stato utilizzato. Indubbiamente però poteva giocare in maniera un pochino più difensiva, avendo appena ricevuto un gank, c'erano ancora le possibilità che potesse essere lì nei dintorni, non hai visione del fiume, non si è ancora presa da nessuna parte, quindi sì, puoi dire beh sarà tornato in base, ha trovato comunque un'uccisione, vorrà spendere dei soldi, no, a quanto pare no. Intanto qui vediamo per l'appunto, finché quei flash non torneranno, Teddy ed Effort sono abbonati alla rivista casalinghe. E per adesso li vediamo sotto torre difensivi come non mai. L'intervento di Skerse potrebbe
Sempre ovviamente minacciare un dive, no, Oscar è molto aggressivo, cerca Effort, turno del predatore che viene attivato, questo però permette a Effort Daddy di subito arrivare in modalità difensiva. Addirittura qui Oscar utilizza proprio Alexa Flash, si lancia in avanti, trova il grab su Effort, ma questo permette addirittura l'intervento di Teddy, forte della sua torre. Intanto qui però Faker viene trovato da Humanoid Exer se stesso, stanno aspettando i primi colpi, la spanciata purtroppo non ottiene il range prestabilito e questo non permette il proseguo dell'aggressione. Faker se ne va indenne con il flash ancora intatto. Già, semplicemente un nulla di fatto al termine di tutto ciò, qualche scambio di incantesimi, ma alla fine nessun team trova l'uccisione desiderata. Xerxes è purtroppo ancora a livello 5. Oh, oh my god! E arrivano gli stenti omicidi! Kobe entra, bussa, esce! Fantastica azione, 1-2 da parte di Kobe Norskaren. Norskaren con bravissimo la skin da pugile ha lanciato un bel destro a Effort che per rispondere è flashato oltre il muro, ma gli istinti omicidi se ne infischiano. Oh sì, davvero molto bravi, adesso arrivano le cannonate dal cielo da parte di Visicacci, questo richiama però il teletrasporto di Lucian, devono rispettarlo, il grab non va vuoto, ma la spanciata sì, un ottimo barile esplosivo, il rappel però riposiziona Clint stesso, gli ultimi colpi, Kobe otterrà comunque un'altra uccisione, ora si va su Khan, si lancia avanti in Oscar, un'ottima suprema dello sterminio, arrivano gli ultimi colpi. Per poco l'ultimo colpo da parte di Humanoid non ottiene il colpo finale nonostante il proc dell'Electroshock, ma questi splice sono esplosivi. E infine siamo sul 3-3 in uccisione adesso. Le asce di Draven. Norskaren ringrazia gli dei, per lui ancora un giorno in più. Oh, quelle asce mi hanno fatto veramente tremare. Qua rivediamo tutto addirittura dal primo grab, dalla prima uccisione trovata. Norskaren molto bravo e Kobe subito segue, ma vedendo Clid decide di portarsi in salvo. Quel flash meglio utilizzarlo subito che poi rimpiangerlo. E poi qua è questa azione combinata con l'intervento di Xerxes, che adesso ha il livello 6, ha quel barile esplosivo disponibile. Le cannonate di Visicacci dalla corsia superiore per tagliare la via di fuga ai suoi avversari. E Khan per rispondere, per pareggiare in qualche modo l'intervento del top laner nemico. Deve teletrasportarsi, riesce a trovare un'uccisione. Adesso sono 3 kill quelle degli SKT e sono tutte e 3 su Khan. Questo è un bene, ma anche un male, perché tutte le tue risorse concentrate su un singolo bersaglio significa che se quel bersaglio muore, improvvisamente ti trovi molto più indebolito rispetto al team avversario, che, guarda, ne ha 2 su Kobe, sì, ma anche una su quel Gangplank, e una kill su un campione come Gangplank, che vuole comunque puntare alla sopravvivenza e allo scaling. È un fantastico inizio. Attenzione, si lancia in avanti Humanoid, intercettato da Faker, forte anche della scossa e assestamento, gli permette di avere un trade vincente. E l'abbiamo detto, l'avevi detto, 3 kill su Khan non sono necessariamente un bene, come potrebbero essere un male, l'abbiamo visto nella serie di ieri con i Griffin, tutto su Viper, eppure nulla di fatto. Già. In ogni caso però c'è da dire che Khan sta facendo il bello e il cattivo tempo, perché si è preso già 4 placche, l'ottenimento di questo messaggero per una impossibilità di rotazione da parte delle varie corsie così aggressive dà a Khan la possibilità di prendersi la torre a 11 minuti. Cioè che Humanoid trova però delle ottime catene, forza Faker ovviamente alla suprema, il sentiero glaciale non gli permette il proseguo e la via di fuga, Xerxes su di lui, ma Humanoid con l'ultimo scatto e distorsione otterrà l'uccisione e Khan, quella era una facile combo e tiene un ottimo trade, se non fosse che poi si prende il colpo di torre, quindi non l'hai fatto. Già, questa corsia superiore un po' il parco giochi degli SKT a questo punto. Khan non solo si è preso la prima torre, ha più che raddoppiato i CS di Visicacci, che adesso cercherà in qualche modo di compensare, ma abbiamo visto Clid poter tranquillamente farsi avanti sul messaggero, prendersi anche quell'obiettivo. Adesso l'occhio è disponibile dovunque gli SKT lo vogliono utilizzare. In corsia inferiore però chiaramente gli Splice hanno risposto, perché con quella proattività fornita dal pick di Blitzkrieg, anche dall'intervento multiplo di Xerxes, Humanoid, persino le cannonate di Visicacci, anche quella torre esterna per gli SKT è a rischio crollo. Qua però rivediamo in corsia centrale un ottimo intervento di Humanoid e Faker. Humanoid con le doppie catene che impedisce il sentiero glaciale di Faker, che non lo si può portare in salvo. E con l'intervento di Xerxes questa è stata una facile uccisione conquistata. In ogni caso vediamo adesso la concentrazione, si lancia avanti in Oscar, un ottimo uso della suprema, cerca l'uppercut, lo trova, potrebbe arrivare il grab, per poco non lo ha intercettato. Già, no, lo Skaren stava cercando un po' lì di prevedere la lanterna presa subito da Faker, ma Faker 3 passi avanti, aspetta, vede il grab, poi prende la lanterna. In ogni caso c'è un drago. Lo sappiamo, è il fetish di questi team coreani, quindi se c'è un drago devi rispondere. Inoltre hai tradato un'ottima offensiva, perché
Marskrens è portato in corsia centrale, ha perso di pressione la corsia inferiore, questo ha permesso un facile push da parte di Teddy e quindi pressione gratis sulla corsia, ti permette di andare a prendere un drago, facile, per adesso gli obiettivi sono tutti in mano agli SKT con il vantaggio di aver avuto anche il primo mattone e già, infatti gold lead che va a vantaggio loro nonostante la differenza di kill. Assolutamente, ed è un po' anche strano che questo drago sia sopravvissuto così tanto, siamo arrivati al 12° minuto inoltrato prima di vedere un'aggressione su quel lato, ma abbiamo visto che l'attenzione degli SKT è stata concentrata prevalentemente sulla metà superiore di mappa, per questo non c'è stata così tanta pressione e priorità su un drago, tra l'altro della montagna, che per quanto sia un ottimo investimento per il futuro e per le fasi più avanzate di gioco, per adesso ti offre ben poco. Esatto, non posso neanche colpevolizzare più di tanto lo stesso Cersei, perché effettivamente devi un po' rispondere a quell'aggressione in qualche modo. L'hai fatto in corsa inferiore una volta, adesso però devi comunque dare una mano a Visiciaci, perché se addirittura se non fosse intervenuto, per poi ovviamente sì morire, ma quello è un'altra storia, però se non fosse intervenuto quella torre sarebbe caduta probabilmente 2 minuti prima. Già, assolutamente. Quindi devi comunque lì per lì, devi tradare un po'. Invece di dire do solo pressione in corsa inferiore, prova ad aiutare anche la top, questo probabilmente è il risultato in questo caso. Sicuramente un po' particolare qua da parte degli Splice la decisione di non dare il colpo di grazia a questa torre, non voler mettere tutta la pressione. Norskaren l'abbiamo visto muoversi spesso verso la corsia centrale, vagare un po' per questa metà inferiore di mappa, invece di magari richiamare più membri come stanno facendo adesso su questa torre per assicurarsi l'obiettivo. Questa è stata semplicemente la giocata sicura per gli Splice, che purtroppo arriva ormai dopo il 14° minuto, quindi quei ultimi 160 gold sono andati un po' nel vuoto a disperdersi, però in ogni caso vai a pareggiare perlomeno il numero di strutture, la gold read non è più così pesante per gli SKT, nemmeno 1000 unità, e per gli Splice rimanere così a portata del team nemico con una composizione che comunque scala molto bene verso le fasi finali di gioco, con un Gangplank, una Kai'Sa che supereranno nettamente la performance di un Lucian o di un Draven, Draven che tra l'altro ancora 0-1-0, non ha incassato una singola stack. In deficit di CS anche piuttosto pesante, Teddy non sta passando un bel quarto d'ora. Sì, ma l'abbiamo visto per l'appunto già la manamune di per Kobe, mentre uno scettro vampirico per diversi minuti, quasi 15. Qui Faker per poco, se tiro glaciale utilizzato in maniera magistrale per cercare il controllo su un Xerxes che deve comunque, un Norskaren che deve comunque pagare con il suo Hexaflash. Norskaren comunque, avendo appunto quell'Hexaflash, può permettersi di utilizzarlo in maniera molto più libertina, esatto, perché non è un cooldown che se ne va per 5 minuti, hai un'abilità alternativa, certo, meno utile, meno flessibile nel suo utilizzo, ma è comunque un'ottima abilità per Blitzcrank, che può cercare agguati da dietro i muri, saltare all'improvviso fuori dal niente quando meno te lo aspetti, trovare quel grab decisivo che ti vince lo scontro, ti garantisce il vantaggio numerico quando stiamo andando ad affrontare un obiettivo, un setup particolare. Adesso che ci stiamo avvicinando verso quel mid game, voglio spendere un po' qualche minuto per parlare anche un po' del setup di queste due squadre, perché entrambi i team, il loro forse più grande punto debole è quando ci avviciniamo a questo mid game, il prepararsi per gli obiettivi, ma per motivi diversi. Gli SKT fanno molta fatica nel stabilire un buon controllo di visione. Effort non è ancora al livello del resto del team per semplicemente calibro, esperienza e performance. Norskaren è partito, ha messo il turbo, il grab c'è, si lanciano tutti davanti, spanciati e stito omicida, lo shutdown è nelle mani di Kobe. Questa è una kill importantissima, non solo hai preso la taglia di Khan, che era l'unico, ancora una volta ricordiamolo, l'unico giocatore degli SKT con delle kill dalla sua, le hai date al tuo AD carry, alla tua Kai'Sa. Questi sono gold preziosissimi per gli Splice. Per finire il discorso di prima, gli Splice, la loro debolezza nel prepararsi agli obiettivi è che fanno molto affidamento sulla loro preparazione. Loro dicono, ok, se dobbiamo preparare il Baron, lo facciamo in questo modo, seguendo l'ABC, seguendo il manuale. E se il team avversario riesce a mettere loro un po' i bastoni tra le ruote, scatenando fight improvvisi, oppure trovando dei pick che non dovrebbero trovare, oppure anche semplicemente mettendo un po' più pressione sulle corsie laterali di quanto gli Splice si aspettino, allora gli Splice iniziano a far fatica. Non sanno ancora molto bene come adattarsi durante la partita stessa, e questo è una delle cause primarie del loro
del mito, un po' degli splice che vanno per questi game lunghi, che non sanno come chiudere le partite. Non è che non sanno come chiudere le partite, perché qui Clid trova un cocoon strabiliante e i danni di risposta sono incredibili. L'arrivo di Humanoid però fa cessare l'aggressione di Clid e per fortuna di Visiciaci. Già, e questa tra l'altro è una mossa abbastanza intelligente da parte di Clid, perché trovi un buon chunk, un buon tra virgolette vantaggio numerico, perché costringi Visiciaci a tornare in base. Non ha la suprema disponibile se vuole. Humanoid si lancia in avanti, questa volta il grab però non è di Noskeran, ma è di Effort, che si fa perdonare e guarda un po' chi ottiene, chi incassa con l'uccisione. Draven, il gladiatore, adesso vorrei proprio vedere quanti soldini si è fatto. Questa non ci voleva per gli splice. Clid, riporti un po' in partita Draven. Clid con quel fantastico bozzolo ha bloccato Humanoid a mezz'aria, non è riuscito a riattivare la distorsione per portarsi indietro. Effort con la perfetta concatenazione di controlli imbocca la kill al suo AD carry. Questa veramente non ci voleva, non è soltanto una kill, come dicevi, è anche l'incasso della passiva di Draven. Sì. Sono tutti quei gold bonus che non vuoi lasciare a una AD carry che punta tutto sullo snowball. E in ogni caso, abbiamo visto, Humanoid non ha avuto neanche il tempo di utilizzare le proprie summoner e per fortuna, perché ormai era consegnato, era una morte telegrafata. Per adesso gli SKT con questi due pixi sono assicurati un comodo drago e quello lo rivediamo ancora una volta. Un buon trade, Humanoid aveva dalla sua la purificazione, ma ha deciso di non usarla. Ha deciso, forse alla fine non è nemmeno riuscito, perché può essere. La concatenazione di controlli è stata veramente fulminea, perfetta, e Humanoid è esploso. Quello è stato un replay leggermente rallentatore ed è comunque sembrata una morte rapida e molto dolorosa. Esatto, anche perché bisogna ricordare che in ogni caso lo stesso Draven ha un leggero controllo che ti può aiutare, sì, che ha vero. Effettivamente con la sua E ti può permettere di poter concatenare meglio il trittico di Cocoon, Grab e poi per l'appunto lei stessa di Teddy. Assolutamente. E alla fine adesso gli SKT si riprendono ancora un po' più forte, riportano la gold lead un po' più al loro vantaggio. Ma di chi è questo blue buff? Alla fine sarà di Humanoid. Non basta lo smite di Clid, che tra l'altro, se non erro, colpisce proprio Humanoid. Sì. Che comunque riesce a prendersi questo blue buff. Una buona risorsa per lui con questa blanca. Adesso ci stiamo avviando verso una fase di partita, quasi al 20° minuto, dove gli SKT, certo un po' favoriti dai due draghi che hanno conquistato fino ad adesso, possono affacciarsi più comodamente a scontri, pressioni su obiettivi e quant'altro. Mentre per gli splice il focus più grande sarebbe ancora cercare di completare i loro oggetti più importanti. Vediamo la virtù della triade già pronta per Visiciaci. Sì, lancia in avanti il predatore. Noskeran minaccia un grab. Arrivano le cannonate da parte di questo sub. Il grab però contro grab. Attenzione, un'ottima stasi. La scossa del sistemato va a cedere sotto i colpi dello sterminatore da parte di Khan. Un'ottima sovrana di parte di Noskeran, ma sarà Faker a ottenere l'uccisione su quest'ultimo. E poi protocettura Hextech. Visiciaci esplode. Doppia uccisione per Faker. Gli SKT questa volta premono il grilletto e trovano tutti gli splice. Non ci voleva anche stavolta. Attenzione, quando un uomo con i pugni incontra un uomo con la lanterna, vince l'uomo con la lanterna, a quanto pare sì, con la lanterna fa più male. Grab migliore vince. Occhio però, Faker sta facendo un po' da Faker bodyguard per proteggere questo tentativo di Baron. Per gli SKT potrebbe essere un facile obiettivo, sì. Xerxes sta correndo, ma non è abbastanza veloce. Questo sarà Baron al 20° minuto. 20 minuti, questa cosa è tragica, perché nuovamente, quando sembrava che gli splice avessero quel vantaggio, grazie anche all'uccisione sullo stesso Lucian da parte di Kobe, questa era una cosa fondamentale, perché effettivamente Khan è l'unico ahead, così avanti, con questi due oggetti e il predatore di essenza. Ma vediamo il replay. E se guardi in questo fight, Kobe è riuscito a fare ben poco niente. Questo grab doveva essere la risposta, ma un'ottima stasi da parte di Effort costringe gli splice a battere ritirata. E Kobe e Humanoid non sono nemmeno riusciti a lanciare un auto-attack, una spell, a essere influenti in quel fight. Quelli sono stati tutti gli SKT e solo e gli SKT. L'abbiamo visto, i danni che Khan è riuscito a fare. C'è da dire che per appunto la stasi da parte di Effort è stata incredibile, perché ha fatto perdere così tanto tempo a Norskren. E il timing della suprema di Khan perfetto, con la caduta della scossa e assestamento dello stesso Norskren. I danni che è riuscito a prendere sono tutti quelli. Già, se entri in stasi in una posizione del genere con Thresh, costringi il team avversario a una scelta: o ti fai avanti per cercare di bersagliare gli avversari, quelli oltre Thresh, ma poi, uscito Thresh dalla stasi, sei nelle sue grinfie, esatto. Oppure arretri. E gli splice non hanno avuto una vera e propria scelta, sono stati costretti ad arretrare, cedere quindi Norskeren, cedere all'inseguimento degli SKT, che poi, uscito Effort dalla stasi, sono ripartiti alla carica e hanno travolto questi splice. Adesso con il Baron, torre in corsia centrale che cade, e per quanto gli splice possano mettere un po' di pressione nelle corsie laterali, gli SKT hanno tutte le carte in tavola per rispondere e
se non rispondere, forzare ancora più mancanze degli Splice. Più che altro gli Escheti nuovamente, quando meno te l'aspetti, ripartono con una marcia in più. Semplicemente decidono che è il momento di... Eri in terza, corsia maggiore di velocità e prendi la quarta. E l'abbiamo visto, perché a 20 minuti un barone non è qualcosa che tutti riescono a fare. E c'era comunque Serse sempre pronto col suo smite. Nonostante questo... Cambiamento di SKT, nuovamente, non cercano la metodicità, il 100%, la pulizia perfetta, ma forzano quel 100%. Già, esatto, questa è la cosa più importante. Gli SKT, o almeno questa iterazione degli SKT, punta molto sui fight, sui team fight, sui 5 contro 5. Sono il miglior team da team fight a questo torneo, a questo punto probabilmente al mondo. E la loro composizione si indirizza molto bene in quella direzione e... Se gli SKT possono far fatica a cercare impostazioni attorno agli obiettivi, attorno alle side lane, se non riescono a fare affidamento su un fight, possono sempre contare alla esatto. fine in quel team fight. Possono sempre cercare di volerlo forzare, anche perché gli Splice non hanno molto modo per effettivamente rispondere. Hai un po' di disengage nelle cannonate di Visiciaci, nel barile esplosivo di Xerxe, ma Norskarian con questo Blitzcrank è solo engage e si fighta. Esatto. E ho giustamente adesso la priorità, la pressione. Barile esplosivo che va a cogliere in ogni caso Clid e Khan. Subito quest'ultimo però risponde, i danni su Serse sono ingenti. Mio Dio. Già, con due oggetti completi Khan riesce già a mettere in serio Khan pericolo vola. Gli avversari. E dalla parte degli Splice non c'è molta resistenza ancora. C'è un parabraccio del cercatore per Xerxe. C'è un araldo di Zek per Norskarian, ma... Beh, c'è da dire che, allora, per quanto possano scalare bene, perché alla fine si parla sempre di scaling come se fosse questo grande immenso potere, vero? Ma se non è una frontline, a conti fatti, anche un full lethality avrà sempre una grandissima priorità, perché le tue barre di vita a un certo punto si arresteranno, non aumenteranno, le tue resistenze non aumenteranno e le hai base, senza a meno che tu non prenda una Zonia o un Angelo Custode. Tolto questo, sei comunque un puro DPS e la letalità... comunque la cosa vincente. E su campioni del game come Draven e Lucian, tanto meglio. Assolutamente. E gli SKT riescono veramente a dare il meglio di sé in questa partita. Puoi veramente evidenziare quali sono i punti forti degli SKT, perché ogni kill che gli SKT riescono a raccogliere vale loro così tanto. Basta pensare al fatto che hanno 6 uccisioni e hanno 3 draghi e hanno 6 torri. Hanno 6 uccisioni e 6 torri. Questo vuol dire che virtualmente in media ogni kill che hanno ottenuto è risultato in una torre. Non è stato certo così, però abbiamo visto un fight, quello precedente, dove hanno trovato 2 kill. Cosa hanno ottenuto in cambio? Il Baron. E di conseguenza torri e ancora torri. Per gli Splice cercare di rispondere è molto difficile, perché con questa composizione vorresti essere tu a cercare l'azione proattiva, cercare il grab, cercare il barile esplosivo, il pick con le blank. Ma quando i tuoi avversari sono così in vantaggio, è difficile spingersi in avanti, perché sì, puoi cercare un 2x1, un 2v1, un 3v1, e se lo trovi vuol dire che i 4 altri avversari stanno sicuramente facendo qualcosa di ancora migliore con il loro tempo sulla mappa. Quello che sto per dire, Moonboy, adesso suonerà sicuramente strano, ma è una verità innegabile, a mio avviso. Ovvero che, paradossalmente, questa situazione per gli Splice è forse la più comfort, perché loro sono abituati a chiudersi a un certo punto, sono abituati a trovarsi con le torri esterne magari già prese, e la chiusura a guscio per loro non è neanche così spiacevole, perché hanno un alto scaling comunque, quindi trovare quegli oggetti, negare comunque la maggior parte delle risorse, ora che gli SKT, tolto il Baron, non possono fare altrimenti se non continuare a pulire le loro stesse ondate, è forse la situazione di stallo migliore per gli Splice, per adesso. Ma l'abbiamo detto, questi SKT non vogliono stallare, non vogliono rimanere, anzi vogliono trovare i grab. Norskarian cercava un contro grab, viene trovato, viene incatenato e viene perseguitato, e così l'uccisione finisce nuovamente nelle mani di Khan. E ora, tolta la torre, si va sull'inibitore, siamo a 26 minuti, torre e inibitore sono distrutti. Già, e per gli Splice rispondere ormai è difficile, 15 secondi al barone. E gli SKT sono ben contenti di andare a ripiegare su quell'obiettivo. Attenzione, perché qui Visiciaci cercava un fantasioso trade, ma deve stare attento perché Faker è su di lui. Gli ultimi colpi, Suprema però già utilizzata, ma poco importa. Visiciaci si aggiunge alle anime tormentate di Faker. E nuovamente Serse si lancia in avanti, cerca il fantasioso kill. Shutdown però da parte di Humanoid. Il Cocoon, un'ottima doppia distorsione. Gioca a nascondino con i nemici. Alla fine potrebbe avere la meglio, nonostante ci sia effort sulle sue tracce. Un ottimo grab, o meglio la lanterna che porta
Teddy in dirittura d'arrivo, lascia concatenato con gli ultimi controlli, permette a Teddy una facile uccisione. E adesso sì, gli SKT sono in 4, possono puntare su quel Baron, soltanto la botlane degli Splice è ancora in vita e questo obiettivo sembra ormai impossibile da contestare. SKT è ancora una volta forzano il fight in maniera molto aggressiva. Non è riuscito a fare niente. Già, ancora una volta non sono nella giusta posizione gli Splice per contestare. Visicciacci stava cercando di disturbare un po' i suoi avversari, ma guarda Faker quanto in profondità va a inseguire Visicciacci pur di trovare questo fight, pur di forzare un'aggressione in questo momento, perché sa che gli Splice non possono reggerla, non possono rispondere a quel livello di aggressione. E Faker riesce ad assorbire così tanto del tempo di Cobb da permettere al resto del suo team di pulire le uccisioni rimanenti. Quella su Gragas in primis, e Humanoid ci mette un po' più di tempo, un po' più fastidiosa nell'esecuzione, ma infine anche lui cade sotto le asce di Teddy. E qua mi è piaciuto molto il clone di LeBlanc che torna appena in tempo per bloccare l'uncino, ma purtroppo già non abbastanza. SKT adesso ancora una volta in totale controllo della partita, con tre oggetti ormai su qualsiasi campione. Draven è rientrato in partita come farebbe un Draven, a gamba tesa. A gamba tesa, e Visicciacci purtroppo troppo oversteso su quella corsia. Khan lo punisce, può farlo, ma attenzione, dopo i teletrasporti si sa per raggiungere anche Khan. Teddy riesce a impegnare comunque lo stesso Kobe, ma lo shutdown da parte sua. Faker cintura la Mextec, si avvicina in avanti, un'ottima suprema su Humanoid, parte lo stermino da parte di Khan. Il Cocoon non trova Kobe, Kobe però è assente, ma ancora lo stesso istinto omicida per potersi salvare. Cersei alla fine riuscirà a sfuggire con flash e spanciata, barile per allentarlo. Faker però è sulle sue tracce, un sentiero glaciale per portarlo vicino a Kobe, cerca la frattura glaciale ma non la trova. L'inseguimento ovviamente adesso termina, ma l'aggressione è sulle torri. Gli SKT decidono che è il momento di chiudere i giochi. La partita è durata anche troppo. Khan si lancia in avanti sotto la fonte della salute, ma l'inibitore, o meglio il Nexus, ormai è scoperto. Khalid viene consegnato nelle mani di Khan. È lui il re, il principe di questa partita. Gli ultimi colpi, poco da fare. Faker in stasi e il Nexus distrutto. 29 minuti sono anche troppi per questi SKT. Il primo questi punto sul tabellone SKT è loro. GG SKT 1-0 per loro in questa serie. Avevamo forse dei dubbi? Ma allora, più che altro, il discorso è non tanto la bravura degli SKT di per sé, quanto il fatto che a un certo punto erano anche in, tra molte virgolette, svantaggio.